Che cosa chiedi adesso tu alle istituzioni? Cosa chiedo? Chiedo una garanzia per il mio lavoro, un'assicurazione se mi faccio male, che non devo spendere soldi di tasca mia se mi faccio male in intervento, su cure mediche e quant'altro. Una garanzia perché purtroppo l'economia è aumentata e il costo della vita è aumentato e le nostre buste paghe non sono degne per fare le spese comuni di qualsiasi famiglia italiana. E noi chiediamo questo, chiediamo anche più strumentazione a bordo delle APS mancante. Un contratto scaduto dal 2007 al 2008. Io infatti c'ero anche e mi ricordo che già allora voi dicevate non possiamo continuare a vivere i rischi che viviamo avendo gli stipendi che abbiamo e gli strumenti che ci date. Esatto. Senti, che sapore ha questo Natale per te? È un Natale, guarda, io cosa ti posso dire? Io ho una gioia, l'unica gioia mia è che mi sono realizzato nel mio lavoro, perché la nostra è quasi come una vocazione. È un Natale un po' tirato, come gran parte delle famiglie italiane, però resta la soddisfazione che la gente ci dà sulla strada, sugli interventi che facciamo, e l'unica soddisfazione è quella, perché dalle parte delle istituzioni non abbiamo ben poco soddisfazione. Senti, a questo proposito, no? La politica soprattutto dice guardiamoci da un possibile attentato, magari nucleare, batteriologico, chimico, magari fatto dall'ISIS, ma che succede se noi fossimo attaccati veramente con un attacco chimico magari in più punti a Milano? Voi avete gli strumenti per proteggere i cittadini? Noi abbiamo una piccola squadra qui a Milano, una squadra ben attrezzata per questo, però ci manca il personale, è sempre costretto a un lavoro estenuante, quindi ha bisogno di riposo e siamo sempre tirati a livello di personale. L'unica cosa che ti dico è che se succedono questi fatti, i primi a entrare in posto nello scenario siamo noi, non sono nemmeno la polizia e nemmeno le forze, siamo noi. Quindi i canarini della situazione siamo noi. E noi a casa abbiamo una famiglia, abbiamo dei figli e bisogna portare a casa la pelle. Io conoscevo uno di voi che durante un intervento si è rotto il bacino e alla fine è andato a fare il tassista. Ha deciso a quel punto, non potendo più fare quello che faceva prima. È proprio questa la sensazione, che voi siate i primi che affrontano i rischi più grossi e siete gli ultimi ad essere considerati da un punto di vista salariale. Siamo l'ultima ruota del carro, non siamo considerati. Questa situazione deve finire. Perché ci devono rispettare per il nostro lavoro che facciamo, per quello che facciamo alla cittadinanza, al popolo italiano. Senti, i tuoi colleghi dicono in questo momento ci siamo rotti il cazzo. In effetti è così, il collega ha parlato bene, praticamente noi ormai è da parecchi Natali, tu parlavi di questo Natale, ma io ti posso dire che da 10 anni che trascorriamo un Natale dal punto di vista lavorativo, economico, a stento veramente. Si fa fatica ad arrivare alla famosa quarta settimana. Ma la cosa che ci tengo a dire è che i cittadini, il popolo italiano, tutti quanti ci vogliono bene. La classe politica si dimentica sempre del Vigile del Fuoco.